Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Durante l'ultima puntata di Striscia la Notizia, Fedez ha ricevuto il suo 14° tapiro d'oro, il secondo in una settimana. Questa volta, però, la situazione si è complicata inaspettatamente. L'inviato Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro a Fedez a Milano, citando questioni legali riguardanti i suoi bodyguard, recentemente arrestati in un'indagine sulle tifoserie di Milan e Inter. Quando Staffelli ha suggerito un coinvolgimento del rapper in risse con i suoi bodyguard, Fedez ha reagito con irritazione, minacciando una querela e affermando di non avere accuse pendenti. Il battibecco è continuato quando Staffelli ha provocato Fedez chiedendo se il suo matrimonio con Chiara Ferragni fosse aperto, come affermato da Taylor Mega. Fedez, visibilmente infastidito, ha risposto seccamente prima di allontanarsi. L'episodio avrebbe potuto essere una normale consegna del tapiro, ma è diventato un confronto acceso, mostrando la tensione attorno alla figura pubblica di Fedez tra polemiche e questioni legali. Il pubblico ha assistito a uno scontro che ha oltrepassato la satira, avvicinandosi a uno scontro legale, mettendo in evidenza la complessità del rapporto tra Fedez e il programma Striscia la Notizia. La relazione tra Fedez e il programma è consolidata ma spesso caratterizzata da momenti di tensione. Resta da vedere se la minaccia di querela verrà effettivamente portata avanti. Questo episodio segna un altro capitolo nella relazione tumultuosa tra il rapper e il programma satirico, che continua a essere un argomento di grande interesse per il pubblico. Il futuro dirà se ci saranno conseguenze legali per Fedez o se questa vicenda si risolverà senza ulteriori sviluppi.